Beh, innanzitutto oggi c'è un'idea che sta facendosi strada non solo in Italia, ma anche in Germania, in Austria, in Francia, molto discriminatoria dell'identità nazionale. Si moltiplicano le aggressioni a ciò che appare diverso da sé e quindi si cerca di schiacciare l'identità di ciascun paese su un modello suprematista bianco, chiamiamolo così. Questo è molto grave, perciò bisogna controbattere radicando molto nella cultura di ciascun paese l'idea di una nazionalità, quella vera, quella accogliente, quella rispettosa, quella colta. Quindi trovare quello che unisce. Trovare quello che unisce e quello che rispetta. Che cosa avete scoperto nel viaggio che avete fatto attraverso queste 21 storie? Tanti modi molto diversi di essere italiani. L'Italia è il regno del molteplice. Essendo mancato un potere centrale unificatore nella storia del nostro paese, è stata anche una fortuna perché si è sviluppata una molteplicità nelle città, nelle regioni, nella cultura delle persone, che è l'insè, la radice dell'identità italiana. E che dà anche spazio alla creatività del nostro paese. Se ci fosse un modello culturale imposto, non ci sarebbe questa creatività.